Spero che stiate tutti bene, che torniate a casa felici o con un po' più di serenità in corpo. Ciao. Dico sempre che la musica per me è un po' una maledizione. Dai racconti degli altri, dei genitori, ho sempre avuto questa predilezione. È una cosa di cui non puoi fare a meno. Al di là delle difficoltà e delle batoste che prendi, poi torni a casa e vuoi rifarlo ancora, vuoi ricominciare. C'hai sempre la voglia di fare qualcosa in più, di sorpassarti un minimo e di scrivere ancora, di provarci ancora. Of Wars, che vuol dire la più solitaria delle guerre, è una frase che è contenuta in una canzone, A House by the Sea, che è sicuramente, se non la canzone più importante, comunque uno dei punti centrali del disco. Quando stavo decidendo, pensando che titolo dare, leggendo il testo di quella canzone mi è saltata proprio agli occhi quella frase e ho pensato che sarebbe stata perfetta. È un album estremamente personale, perché io non riesco a scrivere più di tanto di cose universali, di tematiche universali, non mi viene spontaneo. Mi viene sempre spontaneo parlare, per un motivo o per un altro, di me o di qualcosa che mi circonda, ecco. E quindi quel titolo lì era perfetto, anche perché comunque è stato molto complicato per me giungere alla conclusione di questo lavoro. Down the streets that you don't even know, where I imagined our life running slow towards a house where an only child was born. In my chest you'll find the praise you never got the strength to say, and I will turn into rain to ruin every sunny day and force you inside, staring at the storm. La Sardegnese è stata una grande ispirazione nella scrittura. Più che altro perché io sono partito con questo progetto ormai 4-5 anni fa, con l'idea di scappare in un certo senso dalla Sardegna. I primissimi pezzi avevano tutti come filo conduttore il non sentirsi a casa, di non avere delle radici precise, mentre in questo disco la Sardegna è molto presente sotto molti punti di vista, anche nelle composizioni, in particolare in due canzoni. Questo disco ho avuto l'opportunità di lavorare con Fabio De Montis. Ci siamo conosciuti per via traversa, per amicizia in comune, quindi non c'è stata nessuna pianificazione reale. Ci siamo incontrati, ci siamo trovati, abbiamo deciso
di fare questo lavoro. Avevo necessità di lavorare con qualcun altro, ma non tanto perché volessi in qualche modo creare qualche cosa di diverso rispetto a quella che era il mio progetto, ma perché ero consapevole che certi brani avevano bisogno di un altro approccio, cioè un vestito, diciamo così. Il mio intervento nella realizzazione di questo disco è stato prettamente di ottimizzazione di quello che c'era già, perché le canzoni c'erano già, le strutture c'erano già. Bisognava un attimo aiutarlo a schiarirsi le idee, bisognava aiutarlo a capire di cosa aveva bisogno la canzone, più che aiutarlo in fase di scrittura. È arrivato molto deciso sulle strutture e sulla direzione generale delle canzoni. Altro credo di aver aiutato Enrico a capire quali aspetti delle sue canzoni devono uscire. Abbiamo introdotto alcune variabili di suono che non aveva ancora utilizzato nei suoi precedenti lavori, che comunque ritenevo potessero trovare un posto molto facilmente nella sua musica. Just too many people told you how to cry. Did you really learn your lesson? You can't leave this shit behind. Un po' lunga, spesso dico che è stato un disco itinerante, nel senso che appunto abbiamo registrato in vari punti, in varie situazioni diverse. Una parte l'abbiamo fatta all'Andromeda Studio di Torino e lì abbiamo registrato le voci e le chitarre acustiche, che avevano ovviamente bisogno di molta cura perché è comunque un disco basato su quei due elementi, ovviamente. Tutto il resto, tranne le batterie che sono state registrate in uno studio in Inghilterra, tutto il resto, tutte le sovraincisioni, le altre chitarre, le seconde voci, sono state registrate dove capitava, in sostanza, un po' a casa mia, in una stanza a Sassari. Pian piano, ogni volta si aggiungeva un pezzettino a seconda di dove ci trovavamo. Pensavo entrare in studio per 10 giorni con un produttore X, fare il disco, arrivederci, mixato, tieni, ma mi interessava proprio partecipare molto attivamente anche alla produzione, al mixaggio e al ragionamento, ecco. Di base tutto il disco l'abbiamo suonato io e Fabio, quasi tutto, perché ovviamente ci sono anche altre persone che hanno collaborato attivamente. Nella fase di pre-produzione mi sono spesso confrontato e mi ha anche dato una mano proprio a livello di arrangiamenti per due canzoni fondamentalmente, Paolo Alberto Lodde, che tutti conosceranno come Dusty Kid, che mi ha aiutato in particolare con un brano che si chiama An Island Might Not Be The End. In particolare ha scritto l'arrangiamento degli archi, che poi sono stati suonati da due miei carissimi amici, che sono Luisa Bovio e Lamberto Cadoppi.
brano c'è Giulia, che è la mia compagna, che spesso canta con me. Abbiamo fatto suonare delle trombe a un ragazzo di Sassari che si chiama Emanuele Dau. E poi in un brano in particolare, Her Hair Was Like Sand, ci ho tenuto molto a trasformarlo in un duetto con Federico Pazzona, che suona in arte come B-side. Was like sand, her hands were a blanket covering all our land, and senses woke up. A new morning came to give us a new heart. 'Cause you were a God that came to me in disguise to tell me that you could still save me. You were the one stripping off all my lies to watch me ride inside. Il progetto The Heart and the Void è sempre stato un progetto solista. Io ho sempre suonato da solo proprio per scelta, cioè mi piaceva l'idea che suonassi da solo e che tutto quello che venisse fuori durante un concerto fosse quello che potevo produrre in quel preciso istante. Poi in realtà il disco aveva ovviamente bisogno di arrangiamenti più complessi per determinate canzoni, e lavorando sempre con Fabio, lui mi ha messo in testa l'idea di fare almeno un concerto di presentazione dove i brani fossero suonati il più possibile come sono nel disco. A quel punto l'idea si è concretizzata grazie alla partecipazione di Fabio, alla partecipazione in particolare di Giuseppe Aledda. Se non ci fossero stati loro, l'associazione delle officine che ci ha aiutato tantissimo a costruire l'evento, non ce l'avremmo mai fatta, ecco. Do you remember every morning that you woke up feeling tired? You were just complaining about the sad looks of the sky. There was always a light behind your eyes. Don't turn it off, baby, please don't turn it off. And all the times we dug with our hands in the dirt to find some pleasure underneath the soil, 'cause I saw rainbows in the puddles of the street. Turn it off, baby, please just let it be. Now I feel naked right in front of you, with my hands around my head. You were peeking stars out of the sky to put them all under my bed. So when I go, you'll have the stars to light your way. I'm thankful but not sure it works this way. Since we're here, we might as well try. Don't turn them off, baby, please just let them rise. Now I'm the same child that you once knew, building castles with the sand. And now I'm peeking stars out of the sky to leave them all inside your hand. And now you're making your way up to the cliff. You're so very sure that you will fly. In your eyes I see the sparkles in the sea. Don't turn them off, baby, please don't let it dry. Don't turn them off, baby, please don't let it dry. È un traguardo o un inizio? In realtà è tutte e due, nel senso che è vero che è un traguardo perché non avevo mai fatto un disco vero e proprio.
E quindi ci tenevo veramente tanto ad arrivare a questo, cioè a una collezione di 10 brani che fosse un disco, perché comunque sono ancora legato all'idea del disco, anche se si sta un po' perdendo ovviamente con i modi che ci sono ora di usufruire della musica. Noi siamo qui per aiutare Enrico nella sua più solitaria delle guerre. E questo progetto si chiama The Heart and the Void. Mi piacerebbe che fosse un inizio, nel senso che mi piacerebbe avere la possibilità di farne altri, questo sicuramente. Di farne altri con però un'idea precisa dietro, sempre, cioè con un obiettivo, ecco. Try to stay calm, there's hard times coming, and nothing will